La CGIL e l'Inca della Toscana a maggio di quest'anno hanno vinto una battaglia a favore degli stranieri che vivono regolari nel nostro paese, che qui lavorano e contribuiscono alla fiscalità e alle casse contributive. Cittadini a tutti gli effetti che ogni anno rinnovano il permesso di soggiorno, che però dal 2012, per decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze col Ministro dell'Interno, costa a ciascuno di loro la variabile cifra tra gli 80 e i 200 euro. Adesso quella vittoria, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea che annullava il contributo pagato da ciascuno, subisce una battuta d'arresto per un ricorso che annovera tra gli altri la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che blocca la restituzione di tali somme. Di fatto siamo in una situazione di stallo, perché praticamente alle questure è arrivata una circolare nella quale si diceva che dovevano prendere le somme definite dalla prima norma, quella che portava 80-200 euro, e dovevano prendere anche questa norma a coloro che avevano fatto la domanda dal 14, quindi sostanzialmente anche retroattivamente. In questo caso le questure sono trovate in una situazione di grande difficoltà, perché hanno questo grande problema di fare questo recupero, però il 13 il Consiglio di Stato dovrà iniziare una procedura di discussione, quindi la situazione è sostanzialmente di stallo. In questa situazione di stallo non si fa nulla, si rimane fermi e c'è soltanto la pervicacità della Presidenza del Consiglio col MEF e il Ministero dell'Interno, che fa delle cose che sono francamente al limite della legalità per quanto riguarda questi lavoratori. La Commissione europea mette dunque sotto accusa lo Stato italiano, il quale per tutta risposta decide di estendere il pagamento del contributo di soggiorno anche ai minori. Di fatto sì, dunque la Commissione europea ribadisce che l'Italia è condannabile sotto questo aspetto e non tiene anche conto delle norme europee rispetto a questo tema. Il Consiglio di Stato ancora si deve esprimere e per maggiore, diciamo, tra virgolette, pervicacità ancora si dice che anche i minori devono aumentare il loro contributo, eccetera. Mi sembra che la situazione sia francamente assolutamente al limite dell'inciviltà, perché non ci dimentichiamo, questi sono soggetti che vivono in Italia, lavorano, hanno un nucleo familiare, quindi non hanno nulla a che vedere con la discussione generale o con alcune indicazioni che si potrebbero dare rispetto al tema dell'immigrazione, tra virgolette, in sé stessa. Qui è un altro tema, qui si tratta delle persone, dei cittadini, si trattano come non avessero alcun diritto, questo è il dato rilevante. Io sono un immigrato e ce l'ho tre figli, una moglie a casa e lavoro. Adesso pagano anche i tuoi figli quindi? Pagano tutti, anche quelli che è già nato un mese fa, lui deve pagare 30 euro 46 con gli altri due figli, tutti devono pagare e questo secondo me è ingiusto. Meglio era prima, non ci pagavano quasi niente, era legato a quello del padre o della madre, ma ora è un problema per noi tutti e tutti si lamentano perché non è facile, è difficile anche per trovare tutti questi soldi e sarebbe una bella cosa se la CGIL ci aiuta a provare a risolvere questo problema, questa faccenda che è durissima per noi, perché la vita è dura ora e si vede che ci dobbiamo mangiare prima e stiamo lavorando, allora questo è di più. È qualcosa in più. Il 13 di ottobre ci sarà dunque la prima udienza al Consiglio di Stato. La CGIL, l'Inca CGIL ci sarà? Certamente, noi abbiamo chiesto attraverso i nostri avvocati di essere ascoltati, in quanto ci riteniamo parte lesa in questa vicenda. Se poi questo non fosse possibile o le cose dovessero andare in una maniera che è chiaramente a noi contraria, faremo tutte le azioni che il sindacato è legittimato a fare. CGIL ed Inca CGIL hanno anche una nuova iniziativa, una raccolta di firme contro questo ricorso. Sì, abbiamo deciso appunto di tentare l'ultima carta, diciamo così, quindi questa raccolta di firme a sostegno della nostra proposta, e le persone potranno firmarla presso le nostre sedi sono davvero molto frequentate, quindi contiamo di raccogliere davvero migliaia e migliaia di firme da portare il 13 di ottobre per sostenere la posizione appunto della CGIL quando verrà ascoltata dal Consiglio di Stato.